Benvenuti, vedo che siete tantissimi, siamo arrivati al numero massimo di 300 partecipanti sulla piattaforma, quindi un numero veramente notevole e mi fa molto molto piacere. Per chi non mi conosce, io sono Renata Montesanti, sono la responsabile comunicazione di Ispra e ho il piacere di dare il via a questa serie di seminari, di webinar, sono 9 in tutto, che si svolgeranno dal 3 al 31 marzo, tutti i mercoledì e i venerdì, dalle 11 alle 12 circa. Sono organizzati dalla sezione VIA di Ispra e presenteranno le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale. Questo testo, pubblicato dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, SNPA, nel 2020, è uno strumento indispensabile per gli estensori di studi di impatto ambientale e per i valutatori. E nasce soprattutto grazie all'esperienza ventennale che è stata maturata dalla sezione VIA dell'ISPRA nell'affiancarsi alla commissione VIA e di fatto colma un vuoto legislativo perché propone una visione perfezionata della VIA. Infatti le precedenti norme tecniche che erano del 98 sono state abrogate nel 2017. Ora ISPRA propone questo programma di diffusione delle conoscenze che voi avete colto e accolto così numerosi per raggiungere quanto più pubblico possiamo che sia interessato alla tematica. E poi abbiamo anche l'obiettivo di rendere la VIA, la valutazione di impatto ambientale, ancora un processo ancora più efficace e partecipativo nel suo obiettivo di tutela della natura e della salute umana. Questo primo dei 9 webinar dell'ISPRA sarà illustrata proprio la struttura del documento e tutte le novità introdotte, e poi nei seguenti incontri si affronteranno le singole tematiche così come sono state strutturate all'interno del documento, quindi la salute umana, la biodiversità, la geologia, le acque, il suolo, il sistema paesaggistico, l'atmosfera, il clima, gli agenti fisici e approfondimenti sui cambiamenti climatici, la VIS e la VINCA. Gli incontri saranno illustrati da esperti ISPRA che hanno redatto il documento, proprio gli autori, e potrete trovare il programma dei webinar sul sito ISPRA Ambiente. Oggi il documento sarà introdotto dalla collega Anna Cacciuni, che è responsabile proprio della sezione VIA, e poi successivamente ci sarà l'esposizione della collega Silvia Bertolini. Per coloro che avessero interesse ad avere l'attestato di partecipazione, potete scrivere direttamente in chat nome, cognome e indirizzo mail, in maniera che la collega Paola Giambanco possa prendere tutte le vostre richieste e far preparare gli attestati di partecipazione. Non starò qui a elencare tutti i programmi di tutti e 9 gli appuntamenti perché li potrete vedere da soli, però ecco, sono proprio contenta che abbiamo cominciato con quasi 300 persone in una delle attività più importanti, secondo me, in questo momento per diffondere la cultura ambientale, che è la comunicazione, in particolare attraverso i sistemi digitali. Quindi do la parola ad Anna, e vi auguro un buon ascolto e un buon lavoro. Anna, forse devi mettere il microfono perché non ti si sente. No, non stavo parlando. Adesso è attivo il microfono e penso che mi sentiate tutti. Allora, come appunto la dottoressa Montesanti vi ha detto, in questi 9 appuntamenti il nostro intento è quello di appunto illustrare la proposta di norme tecniche che abbiamo appunto pubblicato e redatto e condiviso con il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Ma prima di tutto vorremmo un attimo solo. Un attimo, non scorre la presentazione. Sono andato al contrario, Devi andare sopra. No, parlando di precedente. Precedente.
Aspetta un attimo. Un secondo solo, scusate. Gli schermi. Guarda su questa. Sì, dai. Allora, la vedete? Sì. Allora, come introduzione appunto volevamo illustrare quello che è stato il percorso che ha portato al documento che è stato pubblicato a maggio del 2020. È una storia abbastanza lunga perché inizia nel 2011, quando già era molto avvertita la necessità di rivedere le norme tecniche contenute nel DPCM del 1988 e di definire delle norme tecniche anche in materia di VAS. In questo contesto il Ministero dell'Ambiente istituisce un comitato che aveva appunto questo scopo. Questo comitato, all'interno del quale erano presenti rappresentanti dell'allora Commissione VIA, del Ministero, dell'Università, ma anche dell'ISPRA, decide di affidare proprio ad ISPRA il compito di redigere la parte relativa agli aspetti ambientali delle nuove norme tecniche. A questo punto ISPRA si organizza, costituisce un gruppo di lavoro interessando tutte le strutture dell'istituto e mettendo in campo 47 fra ricercatori e tecnologi che appunto affrontano il tema. Il contributo viene redatto, però purtroppo il comitato in questione non riesce a completare le sue attività. Di conseguenza riteniamo utile produrre una pubblicazione per divulgare quanto appunto avevamo redatto. La pubblicazione, abbiamo poi appreso, ha avuto un ampio riscontro perché viene poi utilizzata da molti colleghi nella redazione degli studi di impatto ambientale. Questo ci rende confidenti che eravamo appunto in una giusta direzione. Successivamente, nel 2016, quando il Ministero dell'Ambiente deve appunto recepire l'ultima normativa europea in materia di VIA, nuovamente ci chiama e ci chiede appunto di redigere un allegato all'emanando decreto legislativo di recepimento dell'ultima direttiva europea in materia di VIA relativamente proprio alla compilazione dello studio di impatto ambientale, ampliando l'attività già fatta in precedenza, integrando appunto all'interno delle indicazioni anche gli aspetti programmatici e progettuali, nonché tutti gli altri aspetti relativi appunto al processo di valutazione di impatto ambientale. Anche in questo caso però il documento non va a buon fine, in quanto nonostante abbiamo cercato di fare un documento molto snello, lo stesso non viene ritenuto accettabile in un allegato di un decreto legislativo. Di conseguenza, quando appunto viene emanato il decreto legislativo 104/2017, ci troviamo nella situazione di assenza di normativa tecnica per gli studi di impatto ambientale, in quanto lo stesso decreto legislativo abroga il DPCM del 1988 e quindi i riferimenti principali sono quelli contenuti nell'articolo 22 del decreto e nell'allegato 7 che elenca i contenuti dello studio di impatto ambientale. Successivamente la Comunità Europea emana però delle linee guida esplicative del percorso da compiere e di quelli che sono i vari aspetti e i vari temi della procedura di VIA. Sempre nel 2016, con la legge 132, viene istituito il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Sistema nazionale che ha compiti fondamentali, quali appunto le attività ispettive, i controlli, il monitoraggio dello stato dell'ambiente, ma oltre a questo ha anche proprio
l'incarico di supporto tecnico-scientifico alle attività degli enti statali, regionali e locali proprio nell'amministrazione attiva in campo ambientale. Come opera il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente? Opera attraverso il Consiglio, dove c'è il presidente dell'ISPRA che lo presiede, e dai rappresentanti legali di tutte le agenzie territorialmente presenti sul territorio italiano. Le attività si esplicano attraverso i cosiddetti tavoli istruttori del Consiglio, ossia le diverse tematiche che sono ritenute importanti e meritevoli di approfondimenti vengono praticamente elaborate all'interno di questi tavoli, dove sono presenti sia appunto l'ISPRA che le agenzie regionali. All'interno di questo contesto, e considerando che le disposizioni attuative dell'articolo 25 prevedono che siano adottate su proposta del Sistema Nazionale della Protezione dell'Ambiente linee guida nazionali e norme tecniche per l'elaborazione della documentazione finalizzata allo svolgimento della valutazione di impatto ambientale, ci siamo nuovamente messi al lavoro con il Sistema Nazionale della Protezione dell'Ambiente all'interno di quella che è definita nella struttura organizzativa DATA, struttura operativa 60903, appunto valutazione di impatto ambientale. All'interno di questa struttura operativa e della rete tematica per la valutazione di impatto ambientale vengono nuovamente elaborate in tempi anche abbastanza brevi questa proposta di normativa tecnica che è quella che vogliamo appunto esplicarvi e illustrarvi in questi webinar. Naturalmente, in funzione di quanto disposto dall'articolo 25, il Ministero dell'Ambiente ci incarica direttamente il Sistema Nazionale della Protezione dell'Ambiente attraverso ISPRA per la predisposizione appunto della norma tecnica. I lavori vengono conclusi con l'approvazione da parte del Consiglio del Sistema Nazionale della Protezione dell'Ambiente il 9 luglio del 2019. Successivamente il documento viene inviato al Ministero dell'Ambiente e a novembre del 2019 il Ministero dell'Ambiente ci invita per una esplicita presentazione di quanto fatto. Purtroppo poi il decreto di approvazione dello stesso non è intervenuto, pertanto nel maggio del 2020, nel maggio dello scorso anno, riteniamo utile pubblicare questa proposta di normativa tecnica in modo che anche appunto gli operatori del settore possono avere delle indicazioni da utilizzare, avendo appunto in questo momento un vuoto normativo. Nel 2020 però abbiamo anche un'altra disposizione normativa contenuta all'interno di quello che è definito appunto il decreto semplificazioni. L'articolo 50,3 bis prevede che entro 60 giorni dalla conversione in legge del decreto legge siano recepite le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale elaborate appunto dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Scadono i 60 giorni previsti e soltanto nello scorso mese di febbraio il Ministero dell'Ambiente riprende in mano le attività e solleva alcuni commenti al documento. Stiamo adesso predisponendo una risposta sperando di poter arrivare ad un percorso conclusivo e vedere adottate le norme tecniche. Le norme tecniche appunto sono una linea guida, sono infatti pubblicate all'interno delle linee guida SNPA ed hanno appunto lo scopo di fornire uno strumento per la redazione degli studi di impatto ambientale.
delle opere che sono riportate sia nell'allegato 2 che nell'allegato 3 della parte seconda del decreto legislativo 152 e delle sue successive modificazioni. Le indicazioni di questa linea guida integrano i contenuti dell'articolo 22 e le indicazioni che sono nell'allegato 7 del decreto legislativo e sono riferite ai diversi contesti ambientali e valide per tutte le categorie di opere. Hanno l'ambizione di dare delle indicazioni quanto più possibile pratiche, chiare e possibilmente esaustive. Infatti è proprio a questo scopo che abbiamo cercato di fare un documento quanto più possibile snello, dove abbiamo inizialmente enunciato dei principi generali e delle definizioni, successivamente indicato i contenuti del SIA ed individuato quello che è il percorso che deve portare alla compilazione dello studio di impatto ambientale. Poi, oltre a questa parte abbastanza essenziale, abbiamo inserito due allegati. L'allegato 1, dove sono riportate le tematiche ambientali e la specifica trattazione che va fatta sia per la definizione dello scenario di base, sia per la definizione dello scenario una volta inserita l'opera. E un allegato 2, dove abbiamo riportato degli approfondimenti tematici. Gli approfondimenti tematici riguardano quelli che sono i temi caldi, come possiamo definirli, quindi la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento al cambiamento climatico, la valutazione di impatto sanitario, la valutazione di incidenza ambientale e un altro aspetto, visto che le attività umane sempre più vanno ad inserirsi nel contesto acquatico, la trattazione del rumore subacqueo. Adesso passo la parola alla collega, l'architetto Silvia Bertolini, che entrerà nel merito della struttura, quindi all'interno del capitolo 1 e del capitolo 2 dello studio. Ricordo ai partecipanti che qualora avessero necessità dell'attestato di partecipazione, devono indicare all'interno della chat chiaramente il loro nome e cognome e l'indirizzo email a cui l'attestato sarà inviato. Grazie. Buongiorno a tutti. Quindi io vi parlerò dei principi generali e dei contenuti della proposta di norme tecniche per lo studio di impatto ambientale. Quindi il nostro riferimento, il nostro punto di partenza è stata la norma, quindi l'articolo 22 e l'allegato 7 del testo unico dell'ambiente, che abbiamo quindi integrato con questa presente proposta. E l'oggetto degli studi di impatti ambientali, come ha anticipato anche la dottoressa Cacciuni, sono i progetti e le loro modifiche, ma non tutti i progetti, ma quelli elencati all'interno dell'allegato 2 e l'allegato 3 che individuano del testo unico dell'ambiente, che individuano rispettivamente i progetti di competenza statale e di competenza regionale. Nelle norme tecniche chiaramente assume particolare importanza l'individuazione e la chiarezza in merito a quelle che sono le tematiche ambientali da analizzare. Le tematiche ambientali sono per noi in questa lettura dello studio di impatto ambientale alla luce delle recenti innovazioni e della norma ambientale sono i fattori e le pressioni. Quindi per fattori intendiamo le ex componenti ambientali individuate dalle norme tecniche dell'88, ormai abrogate per chi insomma lavora nel campo già da un po' di tempo, che erano 9 e sono quelle che vedete nella colonna di sinistra di questa tabella, le quali sono state rilette attraverso l'ultima modifica fatta al testo unico dell'ambiente dal decreto legislativo 104 del 2017
attraverso questa rilettura siamo andati poi a definire invece i fattori per l'SNPA all'interno delle norme tecniche, che sono in perfetta coerenza poi con l'articolo 5 del testo unico dell'ambiente. E quindi abbiamo popolazione e salute umana, biodiversità, suolo, uso del suolo e patrimonio agroalimentare, la geologia, le acque, l'atmosfera e il sistema paesaggistico. Per ognuno di queste sono previsti dei webinar e vi verrà spiegato dai colleghi anche nel dettaglio la definizione dei singoli fattori e come si è arrivati a questa scansione, questa discretizzazione innovativa dell'ambiente. Invece per pressioni che cosa intendiamo? Per pressioni intendiamo gli agenti fisici, ma anche gli agenti chimici. E, insomma, tutte quelle pressioni ambientali che possono essere esercitate dal progetto sull'ambiente e quindi generare degli impatti sui fattori di cui sopra. In particolare nel lavoro dell'SNPA è stata data rilievo e trattazione agli agenti fisici. Perché? Perché per altri tipi di pressioni, come ad esempio gli agenti chimici, lo scenario di base, il valore di fondo di quest'ultimi, è rilevato contestualmente alla caratterizzazione di determinati fattori, come ad esempio nelle acque possiamo, nella caratterizzazione dello stato delle acque possiamo riscontrare degli inquinanti, o nell'atmosfera e nel suolo. Invece per quel che riguarda rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, inquinamento luminoso e ottico, radiazioni ionizzanti, la situazione è un po' più complicata e quindi ci è sembrato opportuno ripercorrere quello che veniva esplicitato già nelle norme tecniche dell'88, cioè trattare in maniera dettagliata per quanto riguarda lo scenario di base e il valore di fondo per gli agenti fisici. Quindi tematiche ambientali, fattori, quando parliamo di tematiche ambientali parliamo di fattori più pressioni. Altra caratteristica a cui abbiamo dedicato una trattazione specifica, che ci sembrava opportuno chiarire, è l'area di studio che va affrontata nel corso dello studio di impatto ambientale. L'area di studio è stata diversificata in area vasta, che è un insieme più ampio, al cui interno si trova l'area di sito. E la caratterizzazione di ciascuna tematica ambientale deve essere effettuata per tutta l'area vasta e poi effettuati specifici approfondimenti relativi all'area di sito. Questi areali possono assumere dimensioni diverse a seconda della tematica ambientale che andiamo ad affrontare. Nel dettaglio poi trovate le definizioni che abbiamo presentato nello studio. Come ultima informazione di carattere generale è quella relativa alla caratteristica dei dati. Infatti, i dati e le informazioni fornite nel SIA devono essere completi, aggiornati e di dettaglio adeguato alle caratteristiche del progetto e devono essere indicate le fonti utilizzate. E altro aspetto importante è che deve essere evitata la duplicazione dei dati, quindi devono essere tenute in considerazione eventuali studi preesistenti. Devono essere inoltre descritte le metodologie utilizzate, e questo perché? Perché il valutatore deve poter ripercorrere il percorso effettuato da chi presenta lo studio e deve poter essere verificata l'informazione fornita. Inoltre ci deve essere la trattazione delle eventuali difficoltà, in maniera che eventuali lacune o criticità che il valutatore può riscontrare all'interno dello studio possano essere ricondotte a, ad esempio, difficoltà nel reperire determinati dati e non a una leggerezza o un'inadeguatezza di chi si è apprestato a affrontare lo studio di impatto ambientale. Passando adesso invece alla descrizione del processo per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale, noi l'abbiamo immaginato come un flusso continuo, un flusso di informazioni che va da macro informazioni, macro analisi, per attraverso passaggi ben definiti
scendere a livello di un dettaglio sempre più, più spinto. Questo per arrivare a un progetto il più possibile compatibile con l'ambiente. Lo studio impatto ambientale poi deve essere sempre corredato da una sintesi in linguaggio non tecnico per permettere a, a tutti, tutte le persone interessate di poter prendere visione del progetto e dello studio impatto ambientale e presentare eventuali osservazioni e quindi partecipare a questo processo. Abbiamo individuato però tre passaggi diciamo principali, quindi uno che corrisponde a un'analisi di macrocompatibilità ambientale, il secondo che corrisponde invece alla conoscenza dell'ambiente, allo scenario di base, e il terzo invece che affronta l'interazione tra l'opera e l'ambiente ed è probabilmente il più complesso e il più articolato. Per tutti e tre bisogna far riferimento all'allegato tematico ambientali perché poi i tre passaggi sono sì descritti in maniera generale ma descritti poi in relazione ad ogni singola tematica. Quindi partendo dal primo passaggio, quindi deve essere definito che tipo di intervento andiamo a realizzare, descritto nelle sue linee generali e deve essere fatta un'analisi di motivazione e della coerenza dello stesso. Come prima azione andiamo a verificare per quei progetti che ricadono all'interno di piani, per questo che ho effettuato una valutazione ambientale strategica, quindi andiamo a verificare il rapporto tra la VAS e la VIA. Questo è già un passaggio molto importante in quanto finalità principale della VAS è proprio perseguire obiettivi di sostenibilità, per cui se il nostro progetto è coerente con la pianificazione assoggettata a VAS già siamo un passo avanti. In seconda battuta deve essere descritto qual è la motivazione che ci ha portato a proporre quel progetto. Motivazione di varia natura, quindi normativa, strategica, economica e territoriale e contestualmente anche i livelli di accettabilità manifestati dalla popolazione interessata. In relazione poi alle motivazioni si deve effettuare la scelta tipologica dell'intervento. Stiamo parlando sempre di macro indicazioni, quindi ad esempio se dobbiamo andare a unire due punti del territorio da A a B dovrò indicare in che modo posso unirli per poi procedere di passo in passo a definire in maniera sempre più dettagliata la mia scelta facendo un'analisi di compatibilità ambientale. L'ultimo e terzo passaggio è quello di verificare a livello di vincolistica e pianificazione un'analisi di coerenza. Quindi le soluzioni progettuali alternative che ho individuato precedentemente in funzione delle motivazioni devono essere verificate in funzione di questi strumenti in maniera tale da avere queste prime indicazioni sulla compatibilità ambientale. Il secondo passaggio è quello invece della verifica dello scenario di base, dello stato dell'ambiente e quindi deve essere effettuato la descrizione dello stato dell'ambiente prima della realizzazione dell'opera per tutte le tematiche ambientali. È molto importante che questo scenario di base sia costruito in maniera solida perché deve fornire la descrizione dello stato e delle tendenze delle tematiche ambientali rispetto ai quali gli effetti significativi possono essere confrontati e valutati. E poi perché costituisce anche il riferimento principe per il progetto di monitoraggio ambientale che dovrà poi accompagnare e verificare la realizzazione dell'opera e il suo esercizio e anche la sua eventuale dismissione. Per questo aspetto il rimando all'allegato tematiche ambientali è pressoché totale. Quindi passiamo al terzo blocco di informazioni del contenuto dello studio di impatto ambientale che riguarda appunto l'interazione opera-ambiente, l'analisi della compatibilità dell'opera.
Quindi, ripartendo da quegli areali in cui avevamo sviluppato delle alternative, dobbiamo riprendere quelle alternative che vengono definite dalla norma ragionevoli. Questi perché? Perché nel passato, obiettivamente, alcuni proponenti mettevano in ballo delle alternative che erano palesemente inaccettabili, non servivano altro a direzionare la scelta verso l'unico progetto proposto che veniva scelto quindi in maniera a prioristica, non era una vera alternativa. E quindi dicevamo, ciascuna delle alternative sviluppate all'interno degli areali di qui sopra deve essere analizzata e confrontata nel dettaglio e con una scala adeguata per ogni tematica ambientale coinvolta. Quindi per ognuna di queste dobbiamo individuare l'area di sito e l'area vasta. E la scelta della migliore alternativa deve essere poi effettuata con metodologie, come abbiamo detto prima, che devono essere ripercorribili e che consentano di descrivere e confrontare in termini quantitativi e qualitativi, quando non è possibile il quantitativo, la sostenibilità di un'alternativa proposta. Abbiamo dato particolare rilievo all'interno delle norme tecniche al concetto di consumo di suolo e al fatto che nella scelta dell'alternativa assume una particolare rilevanza il discorso del consumo del suolo, che deve essere considerato anche un criterio di premialità, quello relativo al risparmio. Quindi, effettuato il confronto delle alternative, si arriva a definire la soluzione progettuale risultata migliore dal punto di vista delle prestazioni ambientali. E a questo punto quella soluzione progettuale dovrà essere descritta a livello progettuale con un livello di dettaglio adeguato alla valutazione degli impatti. Infatti la norma ci dice che il livello da utilizzare è quello del progetto di fattibilità, però la norma ci dice anche che il livello deve essere tale da consentire la valutazione degli impatti. Quindi, diciamo, questa vaghezza può essere utilizzata sia da valutatore, ma soprattutto da chi si pone nella redazione di uno studio di impatto ambientale con un doppio taglio. Quindi la descrizione del progetto deve essere effettuata in tutte le fasi di visita dell'opera, quindi dalla fase di cantiere, passando per la fase di esercizio e l'eventuale dismissione, e non deve essere descritta soltanto l'opera, ma anche tutti i suoi spazi di pertinenza e le opere connesse. Nel caso di impianti devono essere descritte anche l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, perché chiaramente ci danno delle indicazioni anche in termini di riduzione delle emissioni, ad esempio. Quindi dicevamo che il progetto va descritto in tutte le sue fasi di vita dell'opera, e nelle norme abbiamo fornito un dettaglio quindi rispetto alla fase di cantiere, alla fase di esercizio e all'eventuale fase di dismissione. La fase di dismissione chiaramente non potrà essere descritta nel dettaglio nel momento in cui viene presentato lo studio di impatto ambientale, perché alle volte intercorrono molti anni tra la realizzazione di un progetto e la sua dismissione. Quindi verrà fatto un accenno che poi verrà ripreso nel momento in cui si realizza la dismissione vera e propria. Lì dove non si procede a una dismissione, questa scelta deve essere adeguatamente descritta e motivata all'interno dello studio di impatto ambientale. Quindi, una volta descritto il progetto e tutte le sue caratteristiche, si passa alla fase più saliente, cioè quella dell'interazione tra l'opera e l'ambiente, quindi la valutazione dei cosiddetti impatti. Anche per questa parte, nell'allegato tematiche ambientali, per ciascuna tematica è stato affrontato l'aspetto nello specifico. Comunque, in linea generale, si può dire che sulla base delle valutazioni effettuate per ciascuna tematica ambientale deve essere effettuata poi una valutazione complessiva. Quindi è molto importante non solo l'interazione con il singolo fattore,
ma anche l'interazione tra questi. E gli impatti possono essere di vario tipo, quindi positivi, negativi, diretti, indiretti, reversibili, irreversibili, temporanei o permanenti, a breve e a lungo termine, transfrontalieri o non. E sono chiaramente generati dalle azioni di progetto durante tutte le fasi di vita dell'opera e bisogna anche considerare il discorso del cumulo con altri impatti di opere esistenti, ma anche di opere approvate, che è una cosa piuttosto complicata. Questi impatti devono essere poi descritti con adeguati strumenti metodologici e rappresentazioni di vario tipo. Anche la sicurezza dell'opera, tenendo conto del contesto territoriale e anche in relazione alla vulnerabilità dell'opera al rischio di gravi incidenti, deve essere evidenziato e descritto, soprattutto in relazione a opere di una certa importanza ed entità. A questo punto vi descrivo gli ultimi due aspetti che fanno parte della terza fase dello studio di impatto ambientale, che sono appunto le mitigazioni e compensazioni e il progetto di monitoraggio ambientale. La mitigazione e compensazioni sono un qualcosa che devono nascere assieme al progetto, in quanto alcune mitigazioni sono di ordine progettuale e quindi intervengono direttamente sulle scelte progettuali. Altre invece sono collegate agli impatti e quindi tendono alla minimizzazione di questi, degli stessi. Quando non si riesce a minimizzare un determinato impatto, invece si parla di misure di compensazione ambientale. Le misure di mitigazione devono essere descritte nel dettaglio, devono essere localizzate, ne devono essere definiti i costi e i tempi di attuazione. Anche per questo aspetto ci sarà un rimando all'interno dei webinar tematici. All'interno del studio impatto ambientale troviamo inoltre una proposta di progetto di monitoraggio ambientale, una prima stesura, che poi nelle fasi successive all'autorizzazione del progetto viene rivisto e affinato, ma la prima stesura è all'interno del SIA e quindi come possiamo immaginare come il nostro flusso di elaborazione dello studio di impatto ambientale che ci porta alla definizione del progetto il più possibile compatibile con l'ambiente, poi c'è un altro strumento di controllo che è il PMA e che interviene appunto dalla fase autorizzativa fino alla fase di dismissione. Quindi per quanto riguarda i progetti i progetti previsti in piani sottoposti a VAS, il PMA dell'intervento deve essere chiaramente coerente e compatibile con questo. Altro aspetto molto importante è che per evitare duplicazioni di monitoraggio deve essere fatta una mappatura, una verifica sul territorio se vi siano già delle attività, dei sistemi di monitoraggio preesistenti. E quindi se ritenuti validi e pertinenti all'intervento in oggetto devono essere quindi inseriti nel PMA. Come dicevo, il PMA deve essere predisposto per tutte le fasi di vita dell'opera ed anche per l'eventuale fase di dismissione. E il PMA deve quindi in fase ante operam verificare che lo scenario ambientale di riferimento non sia mutato. Nella fase corso d'opera e post operam deve verificare la previsione degli impatti contenuti nel SIA attraverso il monitoraggio dell'evoluzione dello scenario ambientale in seguito all'attuazione del progetto. Un altro obiettivo del PMA è la verifica dell'efficacia delle misure di mitigazione previste del SIA e anche degli interventi di ripristino ambientale. Allora, con questo aspetto è concluso tutto quello che fa parte dello studio di impatto ambientale e quindi vi ricordo che
questo schema, macro schema che vi ho descritto, è in continua interazione e sinergia con l'allegato tematiche ambientali, che ne sviluppa i fattori in relazione alle esigenze dello studio di impatto ambientali, e che venerdì prossimo alle ore 11 avremo la prima trattazione del fattore popolazione e salute umana e biodiversità. Con questo io vi saluto e chiedo a Paola se vogliamo affrontare qualche domanda. Paola, si è caduta la comunicazione. Ah, mi dicono. Di conseguenza vediamo se riusciamo noi a vedere le domande e a dare qualche risposta. Ok. Le risposte che non riusciamo a dare in questa sede poi saranno date all'interno del sito dell'evento. E vediamo un po'. Allora, però abbiamo la chat. Allora. Allora, adesso scorriamo le domande per vedere se possiamo dare qualche risposta. Questi sono tutti saluti, richieste di attestati. Se ci sono domande. Forse più sulla parte finale. Sì, forse più giù. Oppure se qualcuno vuole prendere la parola, le possiamo fare in diretta. Però il microfono. Chi è? Che buongiorno. Sì, sì. Leggo delle domande nella parte finale della chat. Tipo, in che misura possiamo applicare questo documento agli studi preliminari ambientali? Oppure, come va definita l'area buffer di area vasta e area di sito? Allora, Valerio, ti ringrazio. Mi sentite? Dove sono? Sono proprio gli ultimi... Se mi dici l'orario riesco... Ah, ok, allora, 11.46. Ok, comunque, allora la prima domanda è che in realtà per lo studio preliminare ambientale, che è quello che si applica quindi alla verifica di assoggettabilità a VIA e non alla valutazione di impatto ambientale, il riferimento è l'articolo 19 e l'allegato 8 del testo unico dell'ambiente. Quindi queste norme sono per l'elaborazione di uno studio di impatto ambientale, che è più complesso dello studio preliminare ambientale. E quindi, diciamo, la filosofia è sempre la stessa, però lo studio preliminare ambientale ha un livello di dettaglio e di analisi minore, proprio perché deve verificare se quell'opera debba o meno essere assoggettata a valutazione di impatto ambientale. So per certo che molti colleghi che redigono anche studi preliminari ambientali hanno utilizzato queste norme tecniche per quanto riguarda l'analisi di alcuni dei fattori ambientali che nel caso di determinate opere possono avere, diciamo, una maggiore sensibilità, e quindi anche all'interno di uno studio preliminare ambientale dovrebbe essere affrontato con più efficacia. Quindi hanno ritenuto utile riferirsi a quanto contenuto nell'allegato tecnico specifico delle tematiche. Altra domanda? Invece rispetto alla definizione dell'area vasta e l'area di sito. Sì, salve, l'ho posta io, François Salomone di Proger. Sì, buongiorno. Buongiorno. Questo chiaramente ogni tecnico, ogni esperto di una tematica ambientale, in base alla sua conoscenza, alla sua sensibilità, dovrà definirla. Nel senso, ad esempio, se io mi devo occupare della componente paesaggio, mi devo occupare dell'intervisibilità di una infrastruttura di trasporto che passa in una vallata, sicuramente la mia area vasta sarà definita dall'insieme di tutti i punti che si trovano in un punto elevato che affacciano su quella vallata. Poi
per l'area vasta. Poi per l'area di sito invece penserò a una, sto parlando solo dell'analisi di intervisibilità, a una visione più ravvicinata legata magari alle emergenze, alle infrastrutture di trasporto prossime al mio progetto. E quindi questo per questo tipo. Scusi se la interrompo, quindi in qualche modo un'analisi un po' a seconda del fattore considerato dell'ex componente, cosiddetta ex della componente. Quindi io in genere mi occupo di biodiversità, quindi in generale a seconda, mi dica. No, certamente, non è detto che coincidano. Non è detto che coincidano. Per le differenti... le differenti componenti. Esempio, quindi diciamo l'importante è che sia motivata da un punto di vista oggettivo la scelta a seconda della tipologia di opera che io vado a valutare, è corretta la mia interpretazione? Okay. Certamente, per la biodiversità ad esempio potrà avere anche dei confini molto più estesi, e poi lì sappiamo che la biodiversità adesso recepisce in sé le ex vegetazione, flora e fauna, sì, ecosistemi, quindi sì, pensiamo all'avifauna, magari le rotte migratorie, insomma sono delle unità di grandezza molto variabili, molto variabili. Grazie mille per la risposta. Diciamo che gli aspetti che vanno tenuti presenti sono sia quello dell'opera che si sta realizzando, perché poi ogni opera avrà delle peculiarità proprie, e l'altro punto che va visto è la componente ambientale specifica. Come lei ha sottolineato, nel caso della biodiversità avrò necessità di considerare una determinata area vasta che certamente non potrà non corrispondere all'area vasta che utilizzerò quando andrò ad affrontare il tema del suolo o il tema della geologia o il tema del rumore, ad esempio. Sono comunque delle cose diverse che dipendono dal contesto specifico in cui ci si trova. Però quello che noi abbiamo evidenziato all'inizio, quando parlavamo dei dati, vale anche per la definizione dell'area vasta. Cioè l'area vasta deve essere motivata. Certo. Io devo anche dare conto del perché la mia area l'ho ristretta o l'ho aumentata in dimensioni rispetto a che cosa. Motivando il percorso, le scelte, i dati, si danno quelle indicazioni che aiutano poi nella valutazione e nel giudizio complessivo finale dell'impatto. Quindi diciamo un aspetto importante è una sorta un po' di prevalutazione a monte dei possibili impatti legati all'opera, quindi sulla base di quello definire in via preliminare un'area buffer il più cautelativa possibile, mi sembra di capire. Sì, infatti quello che noi abbiamo cercato di mettere in evidenza è proprio un approccio di percorso progressivo nella costruzione dello studio di impatto ambientale. Perfetto, grazie mille. Allora, vedo un'altra domanda. Nella valutazione degli impatti cumulativi si devono considerare anche i progetti valutati ma non ancora autorizzati? Allora, questa è una domanda pertinente, perché allora chi si appresta a fare uno studio di impatto ambientale dovrebbe valutare chiaramente il realizzato e l'autorizzato, perché come fa a sapere se è stata presentata un'istanza che è in corso di valutazione? Non avrebbe neanche senso, no? Da parte di un proponente mettersi a valutare qualcosa che potrebbe essere realizzato o no, cioè autorizzato o non. Però è presentato nello stesso momento in cui presenta la sua istruttoria. Esatto. Però questo pone e ha posto anche ISPRA nel passato in una situazione complicata, soprattutto alla situazione dei parchi eolici. Infatti sappiamo che per i parchi eolici c'è stato un passaggio di competenze da livello regionale a livello nazionale, e quindi in seno alla commissione VIA si sono trovati una miriade di progetti, in particolare in Puglia, in Sicilia, e molto insistenti sullo stesso territorio, ma quasi a livello di sovrapposizione di aerogeneratori. E quindi sia i proponenti avevano fatto un tentativo di
di valutazione degli impatti cumulativi degli altri parchi che si trovavano nella prossimità, ma soprattutto la commissione VIA si è trovata nelle condizioni poi di non riuscire a portare a fondo queste valutazioni, proprio perché lei invece era a conoscenza anche di quelli che non solo erano autorizzati, ma anche di quelli che erano stati solo presentati. E quindi il discorso degli impatti cumulativi è un discorso molto complicato, che si complica ancora di più lì dove manca una pianificazione. Una pianificazione ben fatta e che non è soggettata a valutazione di impatto ambientale strategica. Quindi per questo noi abbiamo voluto dare rilievo proprio come primo punto alla verifica del nostro progetto all'interno della VAS. E lì dove questo avviene, diciamo, è un processo virtuoso e già il proponente sa che si sta muovendo con il piede giusto. Non so se ho risposto alla vostra domanda. Posso intervenire un attimo? Sono Giorgia Barbieri. Prego. Attivo anche il video così mi vedete. Eccomi. Buongiorno. Salve. Buongiorno. Io sono un funzionario regionale e sono un giurista. Mi occupo insomma, anche di valutazione di impatto ambientale. Me ne sono occupata per tanti anni nell'ufficio e particolarmente proprio degli impianti eolici. E sono attualmente il referente regionale dell'ambito della CTVIA, motivo per cui questa problematica degli impatti cumulativi, quindi di come valutarli, di quali istanze contemplare nel calcolo, tra virgolette, delle opere che possono, dei progetti che possono eventualmente essere interferenti, è un problema che ci tocca molto da vicino, per ragioni ben note. Volevo... Ti ricorda la regione? Puglia. Regione Puglia. E, a tal proposito volevo da un lato dire una cosa che probabilmente è nota, insomma, noi nel 2012 credo, sì 2012, diversi anni fa, quindi durante la prima ondata fra virgolette di istanze in Puglia, abbiamo approntato un atto, diciamo, pseudo regolamentare, dico pseudo perché è una delibera di giunta, con la quale abbiamo tentato di disciplinare le modalità di valutazione degli impatti cumulativi delle FER, partendo, diciamo, prendendo spunto ovviamente dal DM 10 settembre del 2010, dalle linee guida, nonché dal nostro regolamento attuativo, che è sempre del 2010. E abbiamo costruito, devo dire la verità, un po' faticosamente, una disciplina tale per cui nella valutazione del cumulo noi abbiamo considerato non le istanze, se ho capito bene, per come diciamo, in base a quello che ho sentito prima, perché sono arrivata un attimo in ritardo, cioè mi sono diciamo, ricollegata un attimo in ritardo, bensì quelle che abbiano conseguito una valutazione ambientale favorevole e non solo chi ha presentato un'istanza, da un lato. Dall'altro, beh, ovviamente, sempre molto faticosamente, abbiamo cercato di considerare le varie tipologie di impianti, quindi fotovoltaici con eolici e viceversa, piuttosto che biomasse e quant'altro. Questa disciplina, che io chiamo disciplina, ma in realtà non sarebbe definibile neanche come disciplina, come dire, è più a beneficio in realtà dei proponenti che dovrebbero, nella predisposizione dei loro studi di impatto ambientale e in particolare della relazione specialistica che ordinariamente predispongono le società proponenti, insomma, dovrebbero tener conto di tutte quelle variabili che abbiamo in qualche maniera codificato. E questo è un dato, diciamo, di fatto che volevo condividere con voi. Dal punto di vista invece proprio applicativo di queste stesse regole che noi ci siamo dati, abbiamo qualche, diciamo, difficoltà poi a resistere davanti a certe valutazioni dinanzi alla magistratura amministrativa. Da un lato perché abbiamo avuto negli anni pronunce ovviamente anche contrastanti. In primo grado avevamo pronunce a noi favorevoli, in appello il Consiglio di Stato puntualmente
riformava le sentenze dei TAR, proprio sul punto di come venivano svolte di come veniva svolta la valutazione degli impatti cumulativi. E sul punto io onestamente ultimamente non so come si stia orientando la giurisprudenza e mi devo, diciamo, ricalibrare, ecco, sotto questo profilo, nel senso che voglio leggere e studiare le ultime sentenze in merito, perché in quanto poi anche in qualità di referente nell'ambito della CTVIA mi trovo in questo infausto, fra virgolette, ruolo e compito di dover anche in una certa maniera cercare di passare i dati quanto più realistici possibili rispetto a certe aree del territorio che sono a volte proprio sature da un punto di vista già realizzativo, nel senso che esistono già impianti in esercizio, alcuni sono soggetti a repowering, quindi vogliono sostituire, no, le vecchie macchine con quelle nuove più performanti. E in altri casi invece abbiamo un problema proprio di valutazione di istanze a volte coeve, a volte sono dello stesso giorno, presentate lo stesso giorno, insomma, come diceva chi stava parlando prima, la dottoressa Bertolini, credo, è un problema complessissimo, anche perché mi pare che a livello statale normativo non ci siano grandi, a parte il DM 10 settembre, non ci siano grandi appigli a cui attaccarsi, appunto, per cercare di rendere gli atti amministrativi, i provvedimenti, sia quelli regionali per gli interventi di competenza regionale che quelli ministeriali, che da una stima, diciamo, velocissima che ho fatto, sono la maggior parte, perché la maggior parte degli impianti sono sopra i 30 megawatt, quindi sono quasi tutti in valutazione al ministero. E niente, no, volevo condividere, diciamo, questa difficoltà, fra virgolette, che stiamo scontando. Sì, ma è una difficoltà che condividiamo e che abbiamo evidenziato appunto prima. Diciamo che i proponenti comunque sono tenuti nelle loro valutazioni a svolgere l'impatto cumulato su quello che comunque è già stato autorizzato e comunque che è stato o che è in corso di autorizzazione, perché già ha avuto una procedura di VIA, questo è indiscusso. Il problema è proprio fondamentalmente quello che lei sottolineava, dicendo quando c'è proprio la contestuale presentazione di più istanza nelle stesse zone in contemporanea. E diciamo questo forse è l'unico modo per poter riuscire a risolvere questo tipo di problematica, è quello di insistere in una fase preliminare di pianificazione oppure di individuazione, quello che adesso, diciamo, è un po' i percorsi che si sta facendo col PNIEC, con l'individuazione delle aree idonee e non idonee per le fonti rinnovabili, nel caso appunto degli impianti eolici o di altre fonti rinnovabili. Naturalmente questo problema poi si ripercuote però anche su altre tipologie di opere e su altri aspetti in altri contesti. Quindi poi diciamo all'interno di una proposta di normativa che abbiamo fatto, diciamo, abbastanza di alto livello, perché deve tener conto un po' di tutti quelli che sono i progetti allegato 1, allegato 2, di tutti i contesti ambientali. Scendere dopo nello specifico naturalmente non è di questa sede, però questo non toglie che è un problema che va affrontato e va trovato una strada che non porti ad arrivare a delle contestazioni in sede giudiziaria, ma bisognerebbe fare delle azioni virtuose che consentano di incrementare determinate attività, determinati fonti, ma le fonti rinnovabili, e non trovarsi invece a dover poi dibattere in sede giudiziaria le tematiche. Non credo che abbiamo. No, c'è un'altra domanda. Grazie, grazie mille. Niente, grazie a lei. C'è una domanda relativa alla fase di dismissione. Chiedono quando è che la fase di dismissione deve essere obbligatoriamente trattata. In realtà la norma prevede che sia sempre trattata, e lì dove non è prevista venga giustificato perché non è prevista la dismissione. Però come dicevo prima, deve essere trattata. Poi il vero studio ambientale di come realizzare questa dismissione verrà rimandato in un momento successivo, perché possono intercorrere anche molti anni. Prego. Diciamo che il discorso della dismissione è uno dei temi della nuova direttiva,
perché viene chiesto di dare indicazioni sulla dismissione anche quando si presentano nuovi progetti. Poi nel caso italiano, ma anche in altri casi europei, abbiamo il discorso della riconversione o modifica di impianti già esistenti in altri impianti, dove vengono smantellate parti di impianto e realizzati altri. In questo caso è ancora più cogente dare delle indicazioni quanto più precise sulle fasi realizzative e le fasi di dismissione e di smantellamento, così come chiesto poi dalla normativa. Vedo un'altra domanda, qui dice: la valutazione degli impatti cumulativi va riferita alla stessa tipologia di progetti? E poi, è possibile approfondire la tematica del cumulo? E già l'abbiamo approfondita un pochino con la collega Barbieri, e comunque non va necessariamente riferita alla stessa tipologia di progetti, però quei progetti che possono concorrere a definire il medesimo impatto, quindi ad esempio a livello di emissioni atmosferiche, anche diversi progetti possono concorrere al medesimo. Quindi va visto un po' cosa c'è sul nostro piatto, sul nostro territorio. Vediamo se c'è qualche altra domanda. Le misure correttive devono essere dettagliate nel SIA. Sì, misure di mitigazione si intendono, certamente. Descritte dettagliatamente. E diciamo, specialmente quando si parla delle alternative, è importante indicare le misure di mitigazione ed eventualmente di compensazione, perché sono quelle che poi le alternative vanno pesate e valutate dal punto di vista ambientale, e quindi anche mitigazione e compensazioni ambientali possono dare più o meno peso ad un'alternativa. E qui, analisi delle alternative progettuali. Il SIA deve contenere per tutte le alternative progettuali individuate anche l'analisi della vincolistica e della coerenza con gli strumenti di pianificazione vigenti. Beh, nel primo rettangolo, il primo box, noi avevamo visto che andava fatta una analisi di macrocompatibilità, e quindi lì andavano definiti quegli areali in cui sviluppare le alternative progettuali. Quegli areali sono degli areali dove viene effettuata l'analisi della vincolista e della coerenza con gli strumenti di pianificazione vigenti. Quindi diciamo che in questa analisi di precompatibilità, macrocompatibilità, facciamo anche la verifica con l'ex quadro programmatico. Dopodiché le nostre alternative siamo già più o meno certi che si svilupperanno all'interno di zone coerenti da quel punto di vista. Un'altra domanda: quando un progetto ha caratteristiche peculiari, anche per quanto riguarda la localizzazione, come può essere trattata l'alternativa di sito? Per esempio, un impianto agrivoltaico, per assurdo, potrebbe essere localizzato in qualsiasi area agricola del meridione, priva di vincoli. Tuttavia, la sua localizzazione è legata in realtà a numerosi criteri, non ultimi la disponibilità dei terreni. In questo caso, allora, le alternative dovrebbero essere solo di tipo tecnico-tecnologico? Beh, le alternative devono essere ragionevoli, come ha detto questa trattazione specifica si ritrova proprio nel discorso delle alternative e come vanno considerate le alternative e cosa si intende per alternative, è ben esposta all'interno delle linee guida europee per gli studi per la redazione degli studi di impatto ambientale. E la persona che ha fatto questa domanda potrebbe approfondire l'argomento lì, dove proprio c'è scritto che l'alternativa non è sia un'alternativa progettuale, ma anche un'alternativa di sito, ma è anche un'alternativa di gestione dell'impianto all'interno di un sito, di ubicazione dell'impianto all'interno di un sito, di disposizione di layout. Sono comunque delle alternative che possono essere considerate ed esaminate, quindi sono tutte. Le linee guida si riferiscono alla VIA più che alla VAS? Sì, si riferiscono solo alla VIA. La VAS è citata in quanto è uno strumento
che ha un'altra valenza, ma se il nostro progetto si colloca in maniera coerente all'interno del piano sottoposto a VAS, è un ottimo punto di partenza. Quindi si riferiscono ai progetti sottoposti a VIA, neanche a verifica di assoggettabilità a VIA. Poi, il monitoraggio ante opera delle componenti ambientali può essere interamente sostituito dalla presentazione dei dati ufficiali già disponibili? Beh, è difficile che si trovi in maniera completa e coordinata dati ufficiali che possono sostituirsi al PMA in fase ante operam. Se così fosse, sì, nel senso non ci deve essere sovrapposizione di dati disponibili, deve essere elaborato in un'ottica di risparmio di risorse. Questo è esplicitato molto bene anche nella direttiva europea, cioè il monitoraggio dei dati non deve essere un aggravio, cioè laddove i dati sono disponibili, si utilizzano i dati disponibili sia per la definizione appunto dello studio di impatto ambientale sia nella fase di monitoraggio successiva, ma naturalmente laddove questo non c'è vanno fatti dei monitoraggi ad hoc, quindi vanno viste caso per caso. Credo che abbiamo, però, ad esempio, nel caso delle emissioni, ad esempio le centraline ARPA in certe situazioni possono sostituirsi alla nuove acquisizioni di dati, se la domanda o integrare, insomma. Quindi sicuramente in riferimento a qualche fattore, sì. Poi, sono da considerare i contenuti dei nuovi piani strutturali urbanistici e relativi piani operativi dei comuni interessati, compresi nell'area di studio, area vasta, area di sito. Sì, per quell'analisi macro che abbiamo descritto nel primo box, certo, sono da considerare tutti gli strumenti di pianificazione pertinenti. Come si fa a calcolare? Ancora, di nuovo sugli impatti cumulativi, dice come si fa a calcolare gli impatti cumulativi se non si conoscono e possono analizzare singoli progetti delle opere che insistono sullo stesso territorio, o territori limitrofi. Si fa quello che si può fare nei limiti del possibile. E dei SIA che sono sempre pubblicati. Sì, e dei SIA che sono pubblicati, anche se sono strumenti vecchi, però ricordiamo che la direttiva europea a livello di valutazione di impatto ambientale è stata recepita in Italia nel 1988. Quindi, da quell'epoca per i progetti, le categorie di progetti più o meno quelli importanti sono stati gli stessi, quindi tranne nuovi inserimenti, e quindi insomma attraverso i SIA un po' di dati si potrebbero reperire. E lì dove non è possibile abbiamo fatto riferimento a un capitolo sulle criticità e le lacune riscontrate, che poi affronteremo nei prossimi seminari. E vediamo quante altre domande abbiamo. Allora, difformità tra progetti autorizzati in contrapposizione alle direttive politiche esecutive, sempre temo valorizzatore, come interpretare dal punto di vista tecnico? La difformità tra progetti autorizzati e progetto realizzato, beh, lì si apre tutto il capitolo sanzionatorio. Che è abbastanza lungo, diciamo, esula un po' dalla trattazione di questo contesto, però penso che i colleghi delle diverse regioni collegati su questo possano dare molte più indicazioni. La procedura, la procedura appunto che è entrata in vigore con il decreto legislativo 104 del 2017 apre tutta una serie di articolazioni su cosa va fatto quando un progetto viene realizzato in difformità sia della valutazione di impatto che è stata data, sia delle prescrizioni, delle condizioni ambientali che sono contenute, e c'è tutta una gradazione di sanzioni che vanno dalla sanzione pecuniaria alla interruzione delle attività, ripristino dei luoghi, quindi c'è tutto un capitolo, diciamo, aggiuntivo che andrebbe trattato in altra sede forse. L'articolo 29 nello specifico del testo unico dell'ambiente, se il collega vuole. Sì. Allora. Le linee guida. Allora, le linee guida SNPA sono linee guida per il momento, entreranno in vigore come normativa tecnica quando il Ministero dell'Ambiente le adotterà con un proprio decreto di concerto col Ministero
dei beni e delle attività culturali e col Ministero della Sanità. Quindi non vediamo un percorso molto, molto, molto breve in questo, ci vorrà un po' di tempo. Per quanto riguarda le linee guida, le sono scaricabili dal nostro sito. E ci hanno comunicato che purtroppo dobbiamo interrompere. E quindi vedo che ci sono altre domande e risponderemo, risponderemo all'interno della pagina dell'evento, della pagina del webinar. Metteremo le domande e metteremo le risposte. E a questo punto vi diamo appuntamento per il prossimo venerdì, sempre alle ore 11. E in questo caso incominceremo a trattare le componenti ambientali. Ringraziamo tutti quanti per la partecipazione, siete stati veramente numerosi. Pensavamo che l'argomento potesse essere di interesse, ma non ci aspettavamo una partecipazione così numerosa. Abbiamo raggiunto i 300 collegamenti e purtroppo sono arrivati messaggi di molti colleghi che non hanno potuto collegarsi. Grazie di nuovo e buona giornata. Buon lavoro. Grazie a voi. Arrivederci. Grazie.